Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di uno dei miei film preferiti di quando ero bambina, Incontri ravvicinati del terzo tipo. È del 77 ed è il terzo film di Steven Spielberg. Ora, perché mi piacesse così tanto negli anni 80 quando ero bambina, non so dirlo bene, perché adesso quando lo riguardo mi sembra un po', insomma, lentino e magari anche un po' difficile, ecco, per una bambina dell'epoca, però si vede che ero affascinata così a ripensarci da due cose. Uno, da quel ta 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 ta, e poi dal fatto che tra i protagonisti ci fosse comunque un bambino, Cary Gaffney, che tra l'altro dopo questa esperienza ritroviamo in due film molto noti a noi italiani, perché nel 79 e nell'80 ha recitato accanto di Bud Spencer, prima in Uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, e poi in Chissà perché capitano tutte a me, entrambi insomma a cura di, con la regia di Michele Lupo. E questo bambino, questo attore bambino, comunque pare fosse bravissimo, tant'è che gli bastavano uno o due ciak per fare giuste le proprie scene, e infatti era stato soprannominato da Spielberg stesso One Take Cary, significa insomma proprio tipo primo ciak, prima ripresa Cary, e Spielberg gli fece anche una maglietta con questo motto, insomma proprio perché era bravo. Ci fu però un'occasione durante la quale una scena Spielberg dovette in qualche modo usare degli effetti speciali con questo bambino, ed è quando lui guarda il bambino, guarda fuori dalla macchina ed esclama giocattoli, alludendo in realtà, no, agli extraterrestri. Per fargli fare un'esclamazione, come dire, credibile, Spielberg gli mise fuori dal finestrino dei veri giocattoli, così insomma gli riuscì meglio. Invece con gli altri attori, insomma, adulti, dovete semplicemente affidarsi all'esperienza degli interpreti, perché cosa succedeva? Che gli attori hanno dovuto girare gran parte delle loro scene senza effettivamente vedere, diciamo, l'astronave o gli extraterrestri che sarebbero stati aggiunti successivamente con gli effetti speciali, diciamo, dell'epoca. Adesso può sembrare abbastanza una banalità perché si fa tutto col green screen, però diciamo all'epoca gli attori non erano abituati e quindi guardavano un po' nel vuoto, immaginando di vedere un'astronave, delle stelle, dei meteoriti, un alieno e così via. E quindi alcuni di loro poi, diciamo, vedendo il risultato finale un po' ci rimasero male, perché ad aver saputo che insomma come veniva magari l'avrebbero fatta diversamente. Detto questo, è un gran film, proprio soprattutto del tipo fantascientifico. Parlavo prima della musichetta, di quelle cinque note ormai diventate iconiche nella storia del cinema, che è un po' il segnale di richiamo, chiamiamolo così, il messaggio degli alieni. Quelle cinque note furono scelte dal compositore del film, che è John Williams, e da Steven Spielberg stesso, diciamo furono scelte da un paniere di decine e decine di cinque note fatte a caso dai computer, quindi diciamo nacquero casualmente quelle cinque note, però vennero scelte volontariamente. Altra particolarità che riguarda le musiche è che, a differenza di come si fa normalmente, diciamo, nei film, John Williams prima scrisse la musica e dopo Steven Spielberg cercò di montare le scene seguendo quelle che erano le note, quelle che era la musica, la colonna sonora, mentre di solito avviene il contrario. Spielberg fece questa scelta perché voleva dare un tocco un po' più lirico a tutta la pellicola. Un'altra scelta molto particolare che fece Spielberg fu quella di assoldare come attore un suo mito. Il suo mito era François Truffaut, che era appunto questo ex critico, poi regista francese, insomma autore di film proprio d'autore memorabili, che però non aveva mai recitato prima in un film che non fosse diretto da lui, e anzi questo è l'unico film in cui Truffaut recita, un film che non è diretto da lui. Tra l'altro Truffaut era anche un po' titubante e disse a Spielberg: guarda,
io non so recitare bene, non sono un attore, posso solo fare me stesso. E Spielberg disse che andava benissimo, che era proprio quello che lui voleva. Poi insomma aveva anche proprio la fregola di avere il suo mito lì nel proprio film. Tra l'altro Truffaut non sapeva benissimo l'inglese, non era fluente e quindi faceva anche difficoltà a ricordarsi le battute. E quindi si appiccicava dei biglietti con insomma i dialoghi, con quello che avrebbe dovuto dire, in punti in cui poteva leggerli e che insomma non si sarebbero visti tramite la telecamera. Per esempio anche quando parla con insomma la guardia al poliziotto e il poliziotto ripreso di schiena, diciamo il post-it, chiamiamolo così, era attaccato sul petto del poliziotto e Truffaut così riusciva a leggere. E niente, queste erano solo alcune chicche di incontri ravvicinati del terzo tipo. Se volete altri film fantascientifici o meno, lasciatecelo scritti nei commenti. Ciao!